Nuovo incontro dell'Associazione Giarrese Avvocati. Stamane nella Sala Romeo del Palazzo delle Culture di Giarre si è affrontato un tema particolarmente delicato, ma sempre più attuale: i nuovi reati e le forme persecutorie nei rapporti affettivi. L'obiettivo è quello di indagare con sguardo critico le forti esigenze sociali di garanzia e di sanzioni nei confronti di comportamenti anomali, persecutori, che sempre più spesso sanciscono la conclusione dei rapporti affettivi. Si tratta di un argomento di primissimo rilievo, di cui abbiamo sentito parlare a tutti i livelli. Adesso appunto in discussione questo disegno di legge numero 2757, che vorrebbe appunto introdurre questa nuova figura dell'omicidio di identità. Sapete, la storia nasce appunto da una lettera di Carla Cagliazzo, con la quale veniva rappresentata la necessità, l'opportunità della introduzione di una nuova figura di reato. Oggi l'incontro è molto importante, anche perché analizza tre aspetti della questione, cioè intanto va all'esegesi della norma, quindi studia proprio l'impianto normativo, che è costituito da quattro articoli di legge che dovrebbe essere introdotto. C'è l'avvocato civilista che esamina l'aspetto appunto risarcitorio sotto il profilo squisitamente civilistico, e io mi sono occupata invece di esporre la struttura di cui già disponevamo e disponiamo nell'ambito del codice penale per il sistema delle norme che sono relative ai delitti contro la persona mediante violenza, che sono racchiuse nel titolo 12 capo primo del codice. Ho fatto appunto un excursus da cui poi ho tratto le mie conclusioni in proposito. Al seminario formativo, oltre al giudice della terza sezione penale del Tribunale di Catania, Maria Pia Urso, hanno preso parte in qualità di relatori anche l'avvocato penalista Alfonso Abate e l'avvocato civilista Cettina Marcellino, entrambe del Foro di Catania. Il progetto di legge ancora non approvato, che prevede appunto l'omicidio di identità, in realtà vuole tentare di dare una risposta a quei casi di cronaca che sono noti a tutti e che interessano appunto le vittime di crisi di relazioni affettive. Sicuramente è un progetto di legge innovativo. A livello europeo l'Italia si pone come il primo paese che si interessa, cercando di inserire una norma specifica in tal senso, ma ha anche dei risvolti di natura sociale, filosofica e poi strettamente di natura civile non indifferenti. L'omicidio di identità è una nuova formulazione, appunto un disegno di legge che si sta discutendo in Senato e che riguarda appunto l'inserimento all'interno del codice penale di una normativa che possa punire più severamente quei fatti di cronaca che più volte abbiamo sentito ai nostri telegiornali atti compiuti con l'uso dell'acido e che sfigurano il volto di una persona e che attentano all'io della persona. Infatti omicidio di identità nel senso di punire quelle condotte che uccidono civilmente una persona, perché la persona resta in vita, ma resta in vita con delle lesioni talmente gravi che non le dimenticherà per tutta la vita, anche perché il nostro volto, quando viene colpito, non ci permette più di essere riconosciuti all'esterno, e quindi per questo omicidio d'identità.